Allora, l'argomento di oggi, quindi la defibrillazione precoce, è stato un argomento molto interessante. I relatori, dalle forze dell'ordine alle associazioni di volontariato, hanno sicuramente rappresentato quello che è al momento il punto di situazione in questo settore e soprattutto quello che sono le future linee guida che permetteranno di essere sempre più vicino al cittadino, a chi ha bisogno in questo specifico settore. Allora, oggi l'ASPEC è stata presente qui a Napoli a questo convegno non come associazione di volontariato ma come associazione di pazienti. L'ho precisato bene nel mio intervento, in quanto non c'è soltanto bisogno di volontari, di persone che si danno da fare per tutto ciò che interviene l'intervento sul territorio, per le problematiche attinenti alle crisi cardiache, ma anche a tutto ciò che riguarda i pazienti. La nostra associazione di pazienti è quella che serve per divulgare, per informare, per fare dei convegni su tutti i pazienti che sono portatori di elettrostimolatori cardiaci e di defibrillatori. Allora, oggi l'ASPEC è stata presente qui a Napoli a questo convegno non come associazione di volontariato ma come associazione di pazienti. L'ho precisato bene nel mio intervento, in quanto
ho voluto oggi, siccome io sono essenzialmente un medico, sono abituato ai medici scientifici, insieme al professore Santomauro, che c'è tanti anche recentemente, però volevo lasciare la parola a questo signore intervenuti. Io sono Andrea Campana, sono responsabile della struttura dipartimentale di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno, sono anche l'ufficiale medico presidente, che è il generale Lupo, che è una persona che ha avuto un'esperienza di protezione civile nazionale quando era in servizio in Friuli, e quindi gli lascio volentieri